Amici Project Nerd, Giocomics 12esima edizione, siamo qua con Andrea Lorenzon di Cartoni Morti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sei un youtuber da 10 anni, sì. Con il tuo canale personale, poi dal 2017 hai creato Cartoni Morti. Com'è nata questa idea e cosa è per te Cartoni Morti? Allora, giustamente, faccio YouTube da almeno 10 anni, però non sono mai riuscito a renderlo un mestiere perché era complicato, io avevo un sacco e ho un sacco di passioni diverse e questo mi ha reso molto difficile riuscire a renderlo un mestiere, perché facendo video una volta anche al mese di qualsiasi genere, dal video musicale al cartone animato tipo Lenzuoli, alla parodia oppure anche il video serie, poi è cominciato appunto sempre nell'ambito musicale, che lì è molto difficile poter emergere perché non hai nulla di reference, come si può dire, non è una parodia dove c'è già qualcosa di famoso in cui uno può andare a controllare. E insomma, per 7 anni più o meno ho seguito un canale YouTube che sì, è arrivato abbastanza in alto, tra virgolette, per allora, per i canoni di allora, perché era appena nato YouTube e non c'era ancora la figura dello YouTuber, quindi non era difficile, cioè, la gente non sapeva neanche che si poteva diventare famosi o comunque si poteva farlo per mestiere, quella cosa lì. Però non sono andato da nessuna parte fino a un certo punto in cui ho capito che dovevo, tra virgolette, fossilizzarmi su qualcosa, e da lì ho capito che non volevo fossilizzarmi in niente, cioè non c'era un ambito particolare in cui avrei voluto focalizzarmi, e da lì ho chiuso il canale perché ho smesso perché non c'era più niente che mi interessasse e ho cominciato a fare l'accademia teatrale, ma non perché volessi diventare un attore, perché ripeto, non ho nessun tipo di idea vaga su cosa volessi fare. Innanzitutto, mentre ero focalizzato su questo progetto YouTube, stavo lavorando come impiegato in un ufficio grafico, non perché volessi fare il grafico, perché è stata una tortura, ribadiamo, è stata una tortura lavorare come impiegato grafico. Lo so, sono un ex grafico, quindi lo so. Però proprio in una piccola azienda, due aziende anche, della mia città, dove c'era proprio tutto il classico clima un po' da... tagliamo questo. Allora, stavo pensando, poi magari... No, comunque sì, non era... era un po', vabbè, in parte anche il fatto che fare l'impiegato, poi c'è chi piace questo tipo di lavoro e chi non piace, però per me il fatto di fare sempre la stessa cosa e soprattutto di cadere nella routine, perché quando cadi nella routine i giorni passano senza che te ne accorga, e quindi ti accorgi che da gennaio arrivi ad agosto, pensi a quello che hai fatto fino ad allora e ti rendi conto che non hai fatto niente, cioè dici, se io investissi 8-9 ore al giorno invece di lavorare come impiegato e non rendermi neanche conto quello che stai facendo, le investi facendo quello che ti interessa fare con uno scopo preciso, cioè 9 ore al giorno è una valanga di tempo, invece di buttarle via facendo l'impiegato, per quanto mi riguarda, che era una cosa che proprio non mi interessava fare, non mi è mai interessato fare il grafico, ho imparato a usare il programma mentre mi hanno assunto, e ho detto sì, so disegnare, me la cavo col computer, ok, ho visto il programma Illustrator, non l'ho mai visto in vita mia, ho visto 2-3 cose più o meno come si faceva, come si usava, tipo Photoshop più o meno, e mi hanno detto che dopo una settimana ero più veloce del grafico che era prima e avrà tipo avuto 40 anni, quindi era un po' attempato, quindi tutto casato, ho detto sì, no, sono più veloce, quindi allora riesco a finire prima, no, quindi riesco almeno a finire in orario, faccio le mie 8 ore, poi vado a fare i video su YouTube, perché ripeto, era un lavoro assolutamente come si può dire, instabile, cioè non era detto che io potessi veramente trasformare, non c'era ancora Will Woosh che era diventato famoso, quindi era proprio una mia idea che con YouTube sarei riuscito a fare qualcosa. Però avevi ragione allora. Sì, adesso, col senno di poi, sì. E solo che poi mi hanno preso un sacco di tempo perché chiedevano sempre di più, ovviamente è stata una tortura, e dicevo, tornando all'accademia, sono andato in accademia per staccare completamente perché non ne potevo più del lavoro da impiegato, e lì ho imparato, cioè ho cercato di imparare un po' la recitazione, la dizione, cioè mi si è aperto un mondo, perché quando cominci a studiare qualcosa di cui non sai niente hai una curva esponenziale di apprendimento che è enorme, e quindi cioè è una roba fighissima perché impari proprio un mestiere da zero, quindi hai un sacco di cose interessanti, e da lì ho cominciato a
desiderarlo, desiderare fare l'attore di professione, però non l'attore da fiction, non l'attore da cinema, perché era un po'. Però mi interessava farlo a teatro, anche perché comunque avevi il pubblico, era una cosa molto più figa, e soprattutto, essendo una persona un po' che ci tiene a fare le proprie cose, ci tenevo a portare uno spettacolo mio, che non è detto che adesso non sia un'idea per fare nel futuro. Ho anticipato già la risposta del... che, spoiler. E, ma spoiler lui, non sì, fa. Sì, sì. E quindi ho cercato di farlo per mestiere, insomma, no? La recitazione per mestiere, però la recitazione teatrale con lo spettacolo fatto da me, che già recitare a teatro di mestiere è una cosa quasi impossibile. Più se vuoi fare i tuoi spettacoli, ciao campacavallo. E io ho spinto tanto, già il primo anno mi ha detto: sì, no, vedo che tu hai le qualità, sei bravetto, cioè secondo me già in 2-3 anni riesci a farlo come mestiere, entri nelle scuole, lo fai un po' a livello culturale, da qui il detto chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. E da lì ho capito veramente che significa quando uno comincia a buttarsi nella cultura. Un po' se la tira e dice: io faccio cose culturali, no? E quindi faccio cose un po' più impegnate, io diffondo un po' la cultura. Dall'altro, secondo me, è un po' non riesco a fare quello che mi piace a me, cioè gli spettacoli che scrivo io non riesco a portarli in giro. Buttiamoci un po' sulle scuole, buttiamo lo Shakespeare che è già fatto, già finito, il Macbeth, tac tac, lo propiniamo alle scuole, diciamo che è una roba culturale, le scuole dicono: oh, vedo, è una roba culturale, ti diamo i soldi. È un po' più facile. Se vuoi tagliare anche qui. No, non si taglia niente qui. No, ma sono opinioni mie personali, voglio ribadire. E quindi ho cercato di fare un po' le cose come piacevano fare a me. Solo che in quell'ambiente, anche quando parli di soldi, è molto difficile. Sia perché il teatro è un'arte, altra opinione personale, è un'arte un po' morta. Nel senso che la gente con il cinema, con la TV, YouTube, quelle robe lì, i giovani d'oggi fa fatica ad andare a teatro, perché il teatro ormai noi lo vediamo come uno spettacolo pesante, lungo, e anche perché giustamente, secondo me, sempre secondo me, gli attori si rifanno una recitazione vecchia, antica, vecchio stile, diciamo. Esatto, ma anche se cercano di fare qualcosa di nuovo, gli manca quell'intenzione di comunicare realmente con la gente di quest'epoca, se vogliamo, no? Quindi se fai lo Shakespeare, se fai Macbeth, ma già il fatto che è Macbeth, ok, puoi rendere Macbeth fighissimo, però è sempre Macbeth, è sempre una storia un po' pallosa, pesante, se lo dici in versi, è fatta per essere recitato in inglese ha senso, in italiano è una bella storia, però arriva fin lì, cioè è difficile che un giovane dica: vado a vedere Macbeth, però so che l'ha fatto sto tizio qua, che quindi è un po' più divertente, e vado a vedere, divertente, un po' più intrattenimento. E vado, però è comunque sempre difficile, per questo io cercavo di fare anche spettacoli scritti da me, però improntati su qualcosa che potesse veramente piacere. Adesso a teatro quelli che vanno di più sono i cabarettisti, cioè quello di Zelig che fa lo spettacolo, vado a teatro a vederlo e mi diverto. Quelli secondo me sono quelli che fanno più numeri, sono quelli che riescono a vivere anche di quella cosa lì. Beh, fino a quando sei a un certo livello, ovviamente, anche perché ti conosce la TV, eccetera. Se vai a fare uno spettacolo teatrale è un po' più difficile. Insomma, io ho cercato tanto di puntarlo, tanto di cercare di far diventare questo un mestiere, che era un po' un'impresa, un po' difficile. E ho avuto comunque la piena collaborazione dell'Accademia, quindi ringrazio l'Accademia da Ponte e di Vittorio Veneto. Se volete fare l'attore, andate sull'Accademia da Ponte. Solo che a un certo punto, io essendo di Portogruaro, ero lontano completamente da tutto, quindi ero comunque a un'ora di viaggio anche per andare in Accademia. E pian piano tutti quelli dell'Accademia, che erano anche lì da anni, cominciavano a rimanere in Accademia, cioè insegnavano a fare corsi, tenevano corsi, andavano a fare dei mini spettacolini un po' in giro. Nessuno è riuscito e sta riuscendo adesso a vivere di recitazione, cioè loro vivono facendo corsi, insegnando un po' qua, insegnando un po' là, fanno anche spettacoli, però se fai lo spettacolo lavori un giorno intero più tutte le prove per montare lo spettacolo. Se va bene ti danno 50 euro, con quei 50 euro devi pagarti anche le spese, perché non ti pagano le spese. E lì hai voglia di guadagnare per pagare l'affitto, le bollette, le tasse, perché le tasse vanno pagate, è una causa persa. E a un certo punto ho deciso di staccare e di cercare di buttarmi su un progetto serio, concreto, e ho ripensato a YouTube,
però YouTube con la consapevolezza di tutto quello che ho passato, quindi avevo la recitazione, l'addizione, un po' cioè, non sono bravissimo a far niente, però me la cavicchio un po' in tanti campi, no? E quindi ho deciso di buttare giù un progetto, però consapevolmente, in modo tale che sarei riuscito prima o poi a farlo rendere un lavoro, perché comunque la categoria degli youtuber era sdoganata, quindi si sa che con youtuber se riesci, se sei bravo, puoi farlo diventare un lavoro. Si sa che avere una certa visibilità ti porta a fare certe cose, quindi era tutto un lavoro che comunque era conosciuto adesso, e quindi ho deciso di provare a buttarmi lì con quel minimo di abilità che ho appreso, che nel teatro veniva completamente svalutato, secondo me. Cioè, se ti chiedono di fare uno spettacolo, magari sei l'attore più bravo del mondo, però ti mettono in mezzo alla strada, cassetta delle offerte, ti mette i 2 euro e poi vai a mangiare il panino e finita lì. Puoi essere l'attore più bravo del mondo, però quello è l'ambiente teatrale, cioè non c'è richiesta, il mercato non gli interessa, eccetera. E quindi ho cercato di sfruttare al massimo tutto quello che ho imparato, tutte anche le passioni che ho io, perché io comunque invece di andare in discoteca, cose così, perché a me non piace neanche più di tanto, io stavo ore e ore davanti al computer, anche perché avendo tante passioni diverse, prima ho speso un sacco di tempo a capire come si masterizza il brano musicale, come si mixa, come si usa questo e quella, che a un certo punto quando dici boh, non mi interessa più, mi sembra di aver buttato via il tempo completamente, però invece adesso è tutta roba che mi torna utile, no? E quindi Cartoni Morti, tornando alla domanda che ti ho detto, infatti ci sarebbe voluto tipo una vita intera per rispondere, Cartoni Morti è un po' una sintesi di tutto quello che ho appreso, buttato in un progetto un po' più concreto. Cioè adesso non faccio più un video al mese, cerco di fare un video a settimana, 2 video a settimana, anche con, c'è una certa regia, cioè è difficile magari da vedere da fuori, però i dialoghi, la regia, i tempi comici sono tutte robe che ho appreso facendo l'accademia, anche guardando diversi spettacoli, come funziona eccetera, quindi è tutto un mix che finalmente sono riuscito a esprimere e a valorizzare, cosa che il teatro non mi ha... Un mix della tua esperienza. Esatto, esatto. Quindi insomma, Cartoni Morti è nato così. Questa è la prima domanda. Tra i tuoi video più famosi ci sono quelli dedicati a Dragon Ball, sì, e Alessandro Borghese, l'ultimo di giovedì, tra l'altro. Come sono nati? Allora, Dragon Ball è interessante. Tutte queste cose qua dopo le dirò anche sul palco, quindi sarà uno spoiler, perché non guardate, non guardate. Dragon Ball, io mi ricordo che uno dei primi video che ho guardato su YouTube, e parlo di quando YouTube è nato, nel 2005-2006, quando cominciavano a venire fuori le prime parodie, ma proprio primissimi video, ero super interessato e attratto dai video di Dragon Ball, le parodie di Dragon Ball. Non ci sono cartoni animati, però è proprio gente che faceva i video con la sua telecamera, perché non c'era il cellulare che faceva i video, proprio vecchissimo. E c'era tipo videocamera così, però molto più scrausa, di gente che tipo si dava i pugni, poi velocizzava, poi faceva le onde energetiche bruttissime, però era fighissimo da guardare, né? Quindi era una gara a vedere chi faceva il video più bello, no? Però erano quasi tutti americani. No, c'era un italiano, che magari posso fare un appello se esiste ancora questo youtuber qua, che non erano youtuber, era uno che faceva video, perché una volta si chiamavano cioè idioti che facevano video, come ero io. E mi ricordo che comunque col tempo Dragon era sempre un'attrattiva, anche quando il tempo passava, e cominciavano a venire fuori i primi cartoni animati di Dragon Ball fatti a mo' di parodia, però erano tutti americani, ma anche adesso non ci sono, cioè adesso cominciano un po' a sbucare anche gli italiani, però l'animazione era prettamente americana, quindi era pieno di cartoni animati americani che poi al massimo gli italiani ridoppiavano nei canali appositi, e io ho detto cavolo, voglio fare anch'io un cartone animato su Dragon Ball però italiano, in cui tutti i giochi di parole sono italiani. Cioè la gente che vorrebbe tradurre il mio video di Dragon fa fatica, perché ci sono un sacco di giochi, c'è Gigi, no? La cremeria, come fai a tradurre una roba del genere? Cioè la gente non lo capisce, no? Però se nota, chi ha un occhio attento avrà notato che i video di Dragon Ball, rispetto a tutti gli altri video che ho fatto, sono gli unici che non hanno il disegno caratteristico, cioè personalizzato, sono proprio quelli, ho cercato di tenerli. Questo perché Dragon Ball è stato il primo cartone al quale mi sono riferito, cioè io ho cominciato a imparare a disegnare copiando Dragon Ball, quindi disegnavo Dragon Ball ovunque, nei libri di testo, nei disegni, quindi che ero
Dragon Ball era quello che sapevo disegnare meglio in qualsiasi cosa. Quindi ho detto, adesso che ho l'occasione di farlo di vedere a tante persone, io non posso adesso cominciare a storpiare il disegno, a renderlo, perché lo so fare talmente bene con tutti i tratti, li ho disegnati talmente tante volte che mi sembra quasi un omaggio, no, al me di 10 anni, 12 anni che disegnava Dragon Ball, adesso posso farlo per centinaia di migliaia di persone. Quindi è tipo un po' un omaggio che ho voluto fare al me del passato, no? E qual era la domanda? E ai video di Borghese anche. Ai video di Borghese invece c'era qualche meme su Facebook, no? Dove sì, parlava, faceva shu, eccetera. Però Borghese tipo lo hanno proposto su TV8, mi pare, e in continuazione, cioè a repliche di 4 ristoranti. Quindi anche se non lo volevi, lo guardavi tutto il giorno. E quando tu guardi tanto una cosa, prima o poi ti viene voglia di dare la tua interpretazione, e quindi l'ho buttato dentro e è venuto fuori. Che è piaciuto anche a Borghese. È piaciuto Borghese, lo ha pubblicato, e non solo, c'è stata anche una puntata di Cuochi d'Italia, che io l'ho visto in diretta, quindi nessuno ha potuto avvisarmi, e c'erano due giudici che giudicano i piatti di tutti, sono entrati due giudici, così di punto in bianco, con le maschere di Alessandro Borghese, col disegno che avevo fatto io, quindi sono entrati e ho detto, che cosa sta facendo? Ed era proprio la faccia di Alessandro Borghese, disegnato io, che si sono messi come maschera, e sono entrati con quelle, e c'è Borghese, che forse non aveva ancora visto il video, e ho detto, che cos'è quella roba lì? No, siamo tutti un po' Alessandro Borghese adesso. Ma chi è che l'ha fatto? È un disegnatore molto bravo. E io sono. Quindi è piaciuto un sacco. È stato figo. Tu doppi tutti i personaggi? Sì. No, qual non è? Proprio tutti. Non proprio. C'è tutti. Alcuni special guest, tipo ho chiesto al mio amico di fare Luca Giurato, che lui è bravissimo. e Giovanni Pizzigoni, che è un altro youtuber che fa doppiaggio, che fa Pizzi Barbaro. Tutti mi chiedono, grande Pizzi Barbaro! Insomma, che cacchio, l'unico che non ho doppiato io adesso. Che effettivamente è tipo, è una spalla alla fine, non fa nulla di particolare, risponde a Borghese, facevi Pizzi Barbaro, è l'unico che non faccio io. E poi un altri due, tre. Vabbè, comunque, qual è il più facile da doppiare e quello che ti devasta di più? È più facile il sindaco di Lignano, perché comunque è un po' un timbro di voce che io uso spesso anche per prendere un po' per il culo, eccetera. E quello che mi distrugge la voce è Junior. Ah, volevate anche la voce di... Ah, volevate anche la voce di Junior, sorvegliante! Perché ti distrugge la voce. Nel tuo vecchio canale abbiamo avuto il piacere di sentirti cantare. Ah, sì. Sì, è stato un piacere. Ma c'è... c'è un sogno nel cassetto? Ma perché io, come vi ho detto, ho tante passioni diverse, e a livello di spettacolo, soprattutto nei giorni d'oggi, adesso, che infatti io vivo in questa epoca qua, quindi vedo come funziona adesso, il concerto viene visto molto di più come vero spettacolo. Cioè uno dice vado a un concerto e si aspetta proprio di divertirsi, fa casino. Se uno va a vedersi un altro spettacolo, come dicevo prima, uno spettacolo teatrale, è una cosa un po' meno... Quindi se io devo pensare di fare una tournée, di fare uno spettacolo, la musica secondo me è comunque qualcosa che ti carica tanto, tanto di più. E poi riesci anche a esprimerti in modo diverso, perché comunque io faccio anche le basi, faccio la musica, quindi faccio il testo, canto, eccetera. E quindi è tutta una cosa abbastanza... riesci ad esprimerti in modi diversi rispetto a fare un video qualsiasi. Ed è sì, è sempre stato un po' un mio pallino. Non ho la voce di un cantante, non ho lo studio discografico per fare la base, è fighissima, però l'idea che già con un semplice programma, riuscendo un po' a smanettarci su, tu possa fare un spaziare in qualsiasi tipo di musica, poter scrivere i tuoi testi, eccetera, ti dà veramente una prospettiva ampissima, cioè puoi fare quello che vuoi. Ed è sì un mio sogno nel cassetto, infatti con Cartoni Morti, comunque, anche se c'è uno stile abbastanza nitido che cerco di seguire, ci butto sempre dentro qualcosa, tipo ho fatto la canzone della doccia, così perché mi era venuta in mente quella della doccia. La vecchia fattoria. Devo fare la parodia di X Factor, però no, volevo fare i giudici che parlavano, ho fatto la canzone della vecchia fattoria. Ho detto che canzoni so, la vecchia fattoria. Perché X Factor non fanno musica originale, quindi devo fare una cover di qualcosa. E che altro c'è? Però è un'altra domanda, non risponderò. Ah, ok. Un altro spoiler. Sei pieno di spoiler. Eh sì.
il sindaco di Lignano. Sì. Perché lui, e soprattutto, è così forte che potrebbe battere Thanos? Sì, dipende. Se Thanos ha tutte le gemme, deve essere più veloce di lui e rubargli il guanto. Però in linea di massima, se si trasforma, sì. In teoria sì. Perché il sindaco di Lignano? E qua torniamo a fare una digressione lunga come... Quando facevo l'attore, perché adesso non recito più, ho appeso la maschera al chiodo, andavamo in giro, facevamo gli spettacoli e ogni tanto quando andavamo in giro veniva fuori: oh, attenzione che c'è anche il sindaco che ci viene a vedere. Sindaco, wow, attenzione. E quindi lì ho cominciato a avere questa figura qua del sindaco, intoccabile, il dio in terra, no? E quindi siccome ho fatto questo video sulla spiaggia, devo fare un video sulla spiaggia, sull'estate, eccetera, ci ho buttato dentro il sindaco e siccome vado in spiaggia a Lignano, allora ero a Lignano, è venuto fuori il sindaco di Lignano. Allora siccome c'era questo perculamento del sindaco, che arriva il sindaco, oh mio Dio, arriva il sindaco, wow, perché ogni volta c'è il sindaco di una città, tutti, oh, il sindaco, chi se ne frega. E invece lì ho messo il sindaco di Lignano, perché ero a Lignano, e gli ho dato tutta l'aria di onnipotenza e quindi è ancora adesso il sindaco onnipotente di Lignano. Così. Ti aspettavi di avere questo successo con Cartoni Morti? Beh, il progetto era di diventare abbastanza famoso, di avere abbastanza visibilità in breve tempo per poter cominciare a chiedere anche alle aziende di fare delle pubblicità, degli sponsor, che loro comunque a loro basta anche 10-20.000 persone insomma che ti seguono, quindi non è che mi serviva tanto. E poi buttarmi anche un po' su quello, perché come dicevo volevo proprio renderlo mestiere e guadagnare con YouTube è tanto difficile. E così rapido no, cioè dopo il primo secondo mese che ho avuto proprio il boom, che ho più o meno capito quanto potevo crescere, allora da lì mi sono un po' aggiustato con le misure e tutto quello che ho ricevuto dopo era calcolato, quindi mi aspettavo e mi aspetto anche adesso più o meno di crescere a un certo ritmo, però non mi aspettavo una crescita così rapida dall'inizio. Cioè io credevo di riuscire, di dover un po' più lavorare all'inizio per farti, perché sono partito praticamente da zero. Cioè avevo un canale anche prima di 30.000 iscritti, però erano 30.000 iscritti dei quali 29.000 saranno stati morti giù per il fosso, cioè non esistevano più. È un canale talmente vecchio che non erano 30.000, erano 2.000, facevo un video e ne vedevano 100 persone, per dire. Quindi sono partito da 800 iscritti più o meno quando sono passato dall'altro canale. E da lì ho avuto proprio un boom, cioè non mi aspettavo una partenza così rapida. Poi ho cercato di lavorarmeli bene e riesco più o meno a crescere. Comunque. E li fate crescere abbastanza? Sì, sì, sì. E continuerò a farli crescere. Ah, bravo. Progetti futuri? Ecco la domanda, quella che non volevo far spoiler. Allora, tornando al discorso della musica, fra 2 settimane uscirà un mio esperimento... molto tamarro, no? Volevo fare una specie di tormentone estivo come cercano di fare tutti, però non è venuto proprio il tormentone estivo, forse è una musica un po' troppo pestata per essere il tormento da spiaggia, è una roba abbastanza così, però sarà divertente, c'è il sindaco di Lignano che canta e dice 2 minchiate, quindi secondo me è, una roba, è il primo brano che metto su Spotify, tutti mi chiedono metti la roba su Spotify. Grazie al mio manager che è sparito, non vedo più. Ah, sì, qui. Ho finalmente l'opportunità di buttarmi dentro questo mondo qua per capire un po' come funziona. Però come dicevo, l'ambiente musicale è un ambiente che mi attrae molto perché ti dà veramente la possibilità di fare qualsiasi cosa. E andare su un palco e cantare le tue canzoni che la gente comunque conosce è diverso di andare magari, ok, adesso ho le voci, magari posso fare delle voci. Però cantare una canzone e tutto l'ambiente musicale ti dà più carica, secondo me. E quindi adesso uscirà questa canzone, vediamo come va. E altri progetti futuri. Adesso sto cercando di far crescere sempre il canale. Cioè arriverò più o meno, cerco di arrivare a 1 milione di iscritti, poi da lì posso cominciare ad adagiarmi un po' e dire boh, adesso comincio a concentrarmi un po' su altro. A settembre, se tutto va bene, ci si muove un po' a caso così, quindi io lo dico, però spero che succeda veramente. Io ho firmato il contratto, quindi dovrebbe succedere. A settembre dovrebbe uscire un volume di fumetti con la Shoptom, e nel quale sarà una parte, vabbè, ve lo dico lo stesso, non se ne frega. Ci sarà una parte, appunto sarà una selezione delle tavole migliori che ho pubblicato, riviste, eccetera, perché magari il font ha la copyright, quindi non posso usarlo, gli accenti, bisogna...
una parte di tavole inedite e sarà tavole più sul black humor che su Facebook non posso mettere perché mi chiudono la pagina quegli handicappati di Facebook, teste di minchia di Facebook. Puoi censurare teste se vuoi. Sì, sì, teste non vogliamo sentirlo, esatto. Neanche noi. E invece la parte principale più importante sarà un insieme di 30 tavole, 32 forse, 32. Che è importante, e sulle origini del sindaco di Lignano. Ah, fa vedere come nasce questa figura importante del sindaco di Lignano. Noi ti chiediamo, sì, aspetto con ansia di saperlo. Sì, lo farei bene, io ho già fatto tutto, finito, da capire un po' adesso come impaginare, c'è il discorso un po' della copertina, io voglio farlo assolutamente in un modo, poi mi hanno detto no, bisogna farlo in un altro, bisogna capire un po' come muoversi, però cioè, secondo me viene fuori un bel volume per cominciare. Ottimo, ti possiamo chiedere un saluto per gli amici di Project Nerd? Un saluto agli amici di Project Nerd. Ciao! Ciao! Ciao amici di Project Nerd, sono Alessandro Borghese. Amici Project Nerd, sempre dal Geocomics, ci vediamo alla prossima intervista.